Hello everyone, ciao sonno, ma sto in ritardo, quindi devo assolutamente uscire il prima possibile, però senza caffè non posso uscire. Lo so che mi direte, ma che caffè è questo? Non lo so, è quello che passa in convento. Per fortuna io non sono tanto schizzinosa per quanto riguarda il caffè. Ormai sono qui da un po' di settimane e dite, perché non hai fatto tanti vlog? Raga, sono stata male, io oggi mi sono ripresa, cioè sono stata male per 2 settimane. Penso che ci fosse un virus che passava qui nella casa. Per 2 settimane secondo me non mi è davvero mai preso, cioè come se lo stessi, se l'avessi incubato per 2 settimane. Mi sentivo super stanca, mal di testa, però niente di che. Fino a che qualche giorno fa secondo me c'ho avuto la febbre. Oggi sto meglio, cioè sto finalmente che mi sento un po' più in forma. Sono anche andata dal medico qui. Ieri sono andata dal medico, una clinica qui in Giappone. È stata un'esperienza molto interessante da fare tutta in giapponese. Mi sono fatta prescrivere le medicine per l'asma. Ovviamente quando vivevo qui già c'era andata più volte dal medico, però con il sistema assicurativo giapponese, quindi diciamo che è un po' più facile. Ieri ho dovuto fare le cose in maniera privata ed è stato leggermente più difficile, perché qui quando non è tutto come si aspettano, li prendi di sorpresa, vanno un pochino in palla, però alla fine è stato abbastanza facile, anzi sono andata proprio vicino casa. Che la medicina viene così, sembra un pacchettino carinissimo. Adesso mi devo sbrigare. Giugno è il mese delle piogge in Giappone e ci stiamo avvicinando tantissimo a giugno, e diciamo che il periodo delle piogge è bello che è iniziato, perché sono 3 giorni che piove. Poi a luglio iniziano i tifoni, però io lo adoro questo paese. La camminata fino alla stazione è un po' lunghetta, ci vogliono tipo 15 minuti. Come dicevo, la sanità in Giappone funziona in una maniera un po' particolare, che però io mi ci sono sempre trovata bene. Praticamente tu hai una specie di assicurazione con lo Stato, paghi un tot ogni mese, ma comunque dipende dal tuo reddito, non è eccessivo, e con quello sei coperto fino al 70% delle spese, cioè il 70% delle spese è coperto, il 30% lo devi pagare te. Però se lavori, quasi sempre quel 30% te lo copre la tua compagnia. Se vai a scuola, quel 30% te lo copre la scuola, se sei uno studente. Che succede? Tu puoi andare in ogni struttura affiliata con questo sistema sanitario nazionale, che sono, non so, tipo il 90% delle strutture, degli specialisti. Quindi di solito tu scegli il tuo specialista. Io per esempio mi sceglievo quelli che parlavano inglese e le donne, che io mi sento più a mio agio con medici donna. Spesso vai lì, a volte non serve neanche l'appuntamento, funziona abbastanza bene. Paghi alla fine il ticket, che è un tipo un 10 euro, e ti fai la visita con lo specialista il giorno stesso in cui ti serve o il giorno dopo. E le medicine anche lì te le passa lo Stato, quindi paghi alla fine un po' come in Italia, con la differenza che qui alla fine c'hai lo specialista subito quando ti serve. E quindi io, per quello come è servito finora, mi sono trovata stra bene in Giappone. L'unica cosa che non so come funzioni è per interventi più grandi o per procedure un po' più importanti. Cioè, se io non ho il 30% coperto, come funziona? Se è una spesa di magari 200.000 euro, questo non lo so proprio, non mi sono neanche informata. Non so più parlare né italiano né inglese né spagnolo né giapponese. No, il giapponese sta migliorando un sacco, sto parlando tutte le sere. Sapete, qui ci sono vending machines in ogni lato. Comunque ammazza che faccio, cioè, vi ho detto che sto meglio. Non sembra. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. Bam bam. One of my best friends in Japan. We've known each other for like 8 years or something like that. He's from Australia, but he's lived in Japan for 8 years. 8 years. Let me say hi to Masa. Masa is from Japan. Where are we going? We're going to that place. It's a soba place. His favorite soba. It's called Shinano. Shinano. Abbiamo iniziato con tamagoyaki. I love that. It's so good. What? Say that again. Perfetto. Tempura che era buonissima, fatta un sacco bene. E poi io mi sono presa sia udon che soba. In quel vasino c'era la salsa, che tu ti prepari, ci metti dentro quello che vuoi, se vuoi lo zenzero o il wasabi, e poi ci intingi i soba. You're udon. So good at slurping. I'll demonstrate.
I tried in the past and I almost choked. I cannot not breathe in the noodle. Very dangerous. This is how you eat soba without choking. You get just a little bit. You do this. You hold it up like spaghetti. Questa zona dove passeggiamo era una zona molto popolare per le geishe in passato, per questo ci sono tanti vicoletti con ristoranti piccolini dove appunto i ristoranti chiamavano le agenzie e facevano arrivare le geishe. Penso che sia molto pittoresco, molto bello anche adesso, anche se vedere una geisha adesso è praticamente quasi impossibile o comunque molto raro. Masa ci ha salutati perché noi abbiamo i biglietti per andare al Team Lab e lui no, perché ci è già stato. Ammazza che occhiaie! You're so happy! Allora, prima ci siamo dovuti togliere le scarpe e i calzini e ti devi tirare su i pantaloni perché c'è acqua. Team Lab è un, non so se definirlo museo, è un'esperienza sensoriale che gioca tantissimo sulle consistenze diverse, il bagnato, il ruvido, il morbido, i suoni, le luci, giochi di luce, è davvero un'esperienza simpatica, divertente, ogni stanza è diversa e ogni stanza è impressive. I love this. I love it. Oh my god. Siamo per arrivare in una delle mie stanze preferite. L'acqua era alta fino al ginocchio. Von si è bagnato i pantaloni, però era in realtà uomo mezzo avvisato. Guardate che belli i giochi di luce sull'acqua. Era un'acqua un po' lattiginosa. Era fighissimo. Fish. Oh my god, no. I will not have this in my house. Tenete ben stretti cellulari e videocamere se andate, perché penso che se cadono non li riprendete più. Stanza dei palloncini che cambiano colore, carina, non overwhelming. Wow. Questa stanza invece era una figata, era una cupola con delle proiezioni, il pavimento era uno specchio, tu ti stendevi giù e guardavi in alto e iniziavi proprio a perdere il senso dell'equilibrio. A un certo punto io e Von siamo dovuti scappare. Questa stanza era una specie di giardino, tutte le piante sono vere, infatti devi stare attento a non toccarle, per questo ci muoviamo in questa maniera un po' goffa. E devo dire che in questa stanza sono venute fuori delle foto bellissime. Mi è piaciuto un casino, cioè mi è piaciuto proprio un sacco. Un'oretta e mezza ci abbiamo messo a vederlo tutto. Capisco perché è sempre super pieno e non si trova mai posto. Secondo me ne vale la pena. Quanto abbiamo pagato? How much did we pay? 3,000 yen. Secondo me ne vale la pena perché è un'esperienza abbastanza unica, molto figa. You want coffee? I do. You want blue bottle coffee? Son, you've been living here for like 8 years, 9? What's your favorite thing about Japan? Everything is just easy here. I like my job, I like my friends here, and the people I get to meet, like you. Oh, so I'm not your friend? No. I'm just a person you got to meet 8 years ago? No, you're one of my best friends here. Okay. Is there anything you don't like about your life here? Everything else. No. Pigeon-san! Quel fatto che non devi prendere la macchina qui, ma che la metro funziona, per me è proprio un super super pro. Visto che per cena dovevamo vederci con un'amica che ancora stava lavorando, abbiamo deciso di ammazzare il tempo andando in uno dei miei posti preferiti a Shinjuku. Praticamente tu entri in questo grande centro commerciale, si chiama Isetan se siete a Shinjuku. Andate fino all'ultimo piano, al rooftop, e avete davanti questo giardino bellissimo, che è praticamente un'oasi di pace nel mezzo, nel cuore di Tokyo. E non c'è quasi mai tanta gente, è pieno di fiori. Tu puoi andare lì, leggerti un libro, prenderti un drink. Io quando lavoravo a Shinjuku ci andavo davvero spessissimo perché era il mio piccolo rifugio di pace.
dopo un breve riposino era arrivata l'ora di andare a trovare Nat-chan per andare a cena insieme. Super differenza culturale, adesso vi racconto cosa è successo. Stiamo aspettando la nostra amica in stazione e vedo un bambino piccolo con uno zaino piccolino che si guarda intorno, così si guarda intorno, si gira, gira l'angolo. Vedo il mio amico che gira l'angolo e lo segue e gli dico tipo: Von, ma hai seguito il bambino? Perché mi sembrava Maigo. Maigo è una parola per dire un bambino che si è perso in giapponese. E il mio amico mi dice: no, io non l'ho visto il bambino. In quel momento riesce il bambino dall'angolo con una faccia tipo che stava per mettersi a piangere. E allora io ho detto al mio amico: Masa, lo aiutiamo? Lui giapponese parla bene, fa: Maigo desu? Cioè, sei tipo un bambino perduto? E lui fa sì e si mette a piangere. Lo accompagniamo qui dove c'è il chioschetto tipo del personale. Proprio in quel momento arriva la mamma tranquilla e fa: che per caso avete visto un bambino? E il bambino: ah, mamma. Io mi immagino la stessa scena con mia madre se mi avesse perso in una stazione principale di Tokyo. Mia mamma avrebbe fatto tipo sarebbe arrivata tipo con un attacco di panico, il cuore fino al naso, no? Tipo: avete visto una bambina? Se fossi stata io ad allontanarmi, penso che mi avrebbe visto e fatto tipo incazzata nera, no? Tipo: cazzo, non ti devi allontanare. Invece questa mamma tutta tranquilla, no? Avete trovato il bambino? Sì, eccolo, prego. Grazie mille, arrivederci. Però tipo: wow. E niente, uno snacchetto di merluzzo e sesamo. Natcha! E filming shiro qua? Mm. Genki, tanoshikatta? Genki? Tanoshikatta, honto ni tanoshikatta. Il ristorante di stasera è a Ebisu, che è un quartiere un sacco carino, un po' scicchettino di Tokyo, e il ristorante si chiama Takarabune in giapponese. Is this your favorite restaurant? Il ristorante era piccolino, ma l'atmosfera era davvero carinissima. Kareshi-san. Now he's pigeon sand. Pigeon poi. Oltre a una varia selezione di vini che io però purtroppo, sapete, non ho provato perché non bevo, il ristorante fa una cucina principalmente fusion francese-giapponese. Kanpai! And that's kanai-san. Prima preparazione. Seconda portata era una zuppa calda che ci stava tutta, che conteneva carne, però a me, specialmente per me, l'ha fatta con l'ostrica, buonissima. Poi c'è stata una selezione di pesce crudo con il sale particolare da abbinare, salse particolari da abbinare, davvero buono ragazzi. Quando sono felice ballo. Comunque una cosa che mi è piaciuta è che non ho sentito la pressione di dover lasciare il ristorante il prima possibile. Ci siamo goduti la cena, siamo stati tutto il tempo che volevamo, ci siamo presi il tempo per assaporare i piatti. Come vedete c'era pesce fritto, pesce alla griglia, questi qui sono invece degli spaghetti con dei gamberi. Io non ho neanche filmato tutto quello che ho mangiato, 55 euro il totale, cioè siamo stati qui tipo 3 ore, 1000 preparazioni diverse, tutto buonissimo, in Italia avrei pagato il doppio, sono stanchissima. Io ragazzi ho dimenticato di chiudere il vlog, ma serve una chiusura del vlog? Possiamo farla così in voice over? Grazie tantissimo di aver guardato, se vi piacciono i miei video iscrivetevi, lasciatemi un commento, datemi un thumbs up e ci vediamo alla prossima, grazie di aver guardato.